Benvenuti e bentornati sul mio canale, io sono Paolo Zappatore di techpaolo.it. Oggi parliamo di uno strumento che all'interno di un computer non dovrebbe mai mancare ed in particolare sto parlando dei Download Manager. Nello specifico andremo a vedere Motrix, un ottimo software multipiattaforma, quindi funziona non solo su Linux, ma anche su piattaforme macOS o anche Windows, quindi lo potete utilizzare ovunque. La cosa interessante di questo software è che gestisce non solo il download attraverso il protocollo HTTP o FTP, ma gestisce contemporaneamente anche i torrent e i magnet per agganciare eventuali torrent. Cosa molto utile, perché avere un download manager? Perché per un qualsiasi motivo, se stiamo scaricando un file di grosse dimensioni e per un motivo X magari si spegne il computer oppure va via la connessione, normalmente senza un download manager dobbiamo riprendere nuovamente a fare i download. Quindi provate a immaginare se stiamo scaricando un file da 8 giga. Quale disastro? Con il Download Manager, in pratica, quando riprende il download, lo riprende dal punto in cui lo aveva interrotto. Quindi uno strumento sicuramente super utilissimo. Come vi ho anticipato prima, questa applicazione è idonea sia per computer Windows che computer macOS e lo è anche per Linux. Per macOS e Windows l'installazione è relativamente facile. Per quanto riguarda Windows, abbiamo due strade che possiamo percorrere, quella installandola attraverso l'App Image oppure installando un pacchetto Deb. E noi in questo video andremo a vedere come installare il pacchetto Deb. Prima di continuare, ti chiedo sempre la solita cortesia per sostenere il canale, metti mi piace a questo video, ma soprattutto iscriviti e spunta la campanella attivando tutte le notifiche. In questa maniera verrai avvisato in tempo reale ogni qualvolta pubblico un nuovo video. Ma non perdiamoci in chiacchiere, vediamo subito come installare Motrix, ma soprattutto come funziona. Ci troviamo sul desktop del nostro Ubuntu, quindi per installare Motrix ci portiamo sul sito di Motrix, motrix.app. Troviamo comunque gli indirizzi in descrizione. Una volta sul sito di Motrix, andiamo su questo menu, andiamo su Release e a sua volta ci porta sul sito di GitHub, dove scorriamo sino in fondo e troviamo i vari file. Ovviamente noi cerchiamo il Motrix 1.6.11 AMD64.deb. Quindi lo scarichiamo e lo salviamo. Una volta terminato il download, apriamo la gestione dei file, ci portiamo in download scaricati e installiamo il Motrix con l'installa software. Ovviamente su Ubuntu abbiamo già il software che ci consente di installare i .deb, su altre distribuzioni probabilmente sarà necessario utilizzare il DKPG, sulle altre distribuzioni mettiamo la password. Sulle altre distribuzioni vediamo che ci sono i vari formati, YAML, abbiamo l'RPM, abbiamo anche il formato Snap e quindi abbiamo tutte le possibilità di installarlo su qualsiasi altra distribuzione Linux, ma anche su sistemi Windows e sistemi macOS. Quindi attendiamo che lui termini il download e quindi a sua volta l'installazione. Terminata l'installazione, possiamo chiudere il software. Troveremo il nostro Motrix all'interno dei software. Se abbiamo difficoltà a trovarlo, utilizziamo la ricerca. Eccolo qui. E avviamo il nostro Motrix.
Come vedete non ci sono download in corso, non ci sono download in pausa, non ci sono download terminati. Per accedere alle impostazioni abbiamo questa icona in basso a sinistra sopra il punto interrogativo, dove possiamo andare a definire se l'aspetto deve essere quello chiaro o quello scuro oppure in automatico. La lingua a me è già settata in italiano, qualora non fosse settato l'italiano potete settarlo. Poi abbiamo le opzioni di avvio, mantiene dimensione la posizione della finestra quando l'app viene chiusa, ricomincia tutte le attività non finite alla riapertura dell'app. Tutti i download andranno a finire nella mia home personale Paolo scaricati e la trasmissione dati, ci abbiamo il limite impostato di 256 kilobyte per secondo, mentre per quanto riguarda la velocità di download è illimitata. In funzioni avanzate abbiamo la possibilità di settare un eventuale proxy. L'unica cosa, spuntiamo auto update, in questa maniera il software si aggiornerà in automatico da solo. Non tocchiamo più nulla perché qua ci sono invece le impostazioni dei tracker per quanto riguarda la gestione dei torrent. Quindi salva ed applica e il software è pronto ad essere utilizzato. Allora, il Motrix attualmente sta fermo, io lo chiudo e come vedete mi rimane comunque aperto nella train icon, tant'è vero che se clicco e dico mostra Motrix me lo mostra, quindi lui lavora in sottofondo. Ora andiamo a scaricare un software, apriamo il nostro browser web, andiamo sul sito di Gentoo Linux, andiamo a fare il download e dobbiamo scaricare questa versione. Quindi io se clicco sopra mi si apre la finestra di download di Ubuntu, in questo caso chiudo e vado qui con copia link, dopodiché apro il mio Motrix, clicco sul tasto più, lui mi ha copiato tutto l'indirizzo internet da dove scaricare l'ISO e gli do invia e lui incomincia il download. Come potete vedere mi dà tutta una serie di informazioni, molto utile perché se per qualsiasi motivo magari va via la luce, si spegne il computer oppure c'è un blocco, una qualsiasi cosa, la cosa bella di questo software è che riprende a scaricare da dove aveva lasciato, nel senso che se abbiamo un file da 8 giga da scaricare, siamo arrivati a 4 giga e magari anche la connessione è lenta, se dovesse interrompersi l'attività di download, quando la riprende dal punto in cui l'ha lasciata. Una volta che è terminato il download, lo ritroviamo attraverso le attività terminate. Abbiamo una serie di pulsanti, questo nel caso si dovesse bloccare l'attività posso riavviarla, per cancellare l'attività. Questo simboletto è la cartella che ci consente di aprire la cartella dove è stato scaricato il nostro file. Vediamo ora come scaricare ad esempio un file attraverso la rete torrent. Cerchiamo Elementary OS, andiamo sul sito, quindi ci spostiamo sotto, decidi tu, diamo 0, scarica Elementary OS e prendiamo il link magnetico per il torrent, quindi copia link. Andiamo sul nostro Motrix, mostra Motrix, diamo il più, lui mi ha copiato tutto l'indirizzo e quindi gli do invia. Lui incomincia a collegarsi e quindi tra poco, previa disponibilità del torrent, incomincerà il download. Come vedete si è avviato il download. Andiamo a vedere le info, ci fa vedere tutto e qui abbiamo lo schema del file, di come viene salvato, quali sono le porzioni di file che lui sta recuperando durante il download.
ovviamente durante tutto il processo di download posso tenere chiuso Motrix. Quando voglio andare a vedere a quale punto è arrivato il Motrix, lo posso riaprire, lui me lo riapre nella stessa identica posizione, e comunque posso monitorare in un qualsiasi momento tutte le attività. È andato in pausa, lo abbiamo riavviato, quindi se lo rimetto in pausa me lo ritrovo tra i file in pausa, se lo riavvio scompare dalla pausa e va sui file dove il download è in corso. Ovviamente, come vedete, qui impiega un bel po' di tempo per poter scaricare il software. Io potrei tranquillamente spegnere il computer, ritornare il giorno dopo e lui riprende esattamente da dove aveva lasciato. Vedete, man mano che riceve i vari pacchetti, ce li va a indicare con dei quadratini verdi. Qua abbiamo diverse informazioni, fra cui le connessioni che sta utilizzando, la velocità di download e ovviamente il tempo rimanente. Man mano che aumentano le connessioni, chiaramente diminuisce anche il tempo di download. Quindi, che dire, anche questo è un software veramente utile se lavoriamo parecchio con download di file, soprattutto se sono di grandi dimensioni. Io lo consiglio fortemente. Ovviamente è inutile passare dalla parte conclusiva, dove traggo le mie conclusioni. Se ve lo sto suggerendo questo software è perché potrebbe sicuramente tornarvi utile. Quindi non ci dilunghiamo oltre e ci vediamo ad un prossimo episodio.